ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di Rambo Last Blood, ovvero il quinto film della saga più famosa al mondo di action di Sylvester Stallone, che lo ha consacrato insieme a Rambo tra gli attori più strapagati, a quei tempi anche più amato. E a me, Sylvester Stallone, devo dirvi la verità, mi è sempre piaciuto come attore. Ho visto un sacco di suoi film con mio padre. L'ho sempre apprezzato, cioè mi sono sempre piaciuti, anche se tante persone so che sono contrarie, dicono che sono film di merda, sono film commerciali, ma ragazzi, ogni genere, l'importante è che sì, sono film commerciali, ok, è vero, però l'importante è che vengono fatti in un certo modo, perché se vengono fatti di merda allora, ok, posso capire. Ma i film di Rambo non mi hanno mai deluso. Cioè, dal primo fino al quinto, che è l'ultimo uscito nel 2008, John Rambo, lo vidi al cinema ai tempi. C'era pure un bel vietato, ma sono riuscito a entrare lo stesso, che ero minorenne a quei tempi, nel 2008. E niente, questo Last Blood è uscito 2 anni fa. Non ho avuto. Ero molto impegnato quando uscì e l'ho perso. Il noleggio fino adesso era sui 15 euro. Non volevo spendere 15 euro. Volevo cercarlo di prendere un DVD, una cosa per un'altra, non l'ho preso più. Però, da quando mi sono fatto Now TV, c'era lì Rambo 5 Last Blood. Ho detto, dai, allora vediamocelo Now. Dopo che c'ho l'abbonamento, me ne approfitto. Fra 15 giorni lo toglieranno. Vi avviso per chi c'ha Now e non si è visto Rambo 5. Niente, ragazzi, la trama. Vogliamo parlare di trama? Cioè, veramente è preso da tutti i film possibili e immaginabili. Tutto è telefonato, tutto già si sa come andrà a finire, tutto si sa come accadrà. E vediamo il nostro carissimo John Rambo, che si è fatto, diciamo, la sua famiglia, ma non è proprio sua. C'è questa signora messicana, quest'altra ragazza messicana che se l'è, lui è stato più di 10 anni con loro. È come un padre, no? Lui di famiglia lì dentro. E gestisce un po' tutto, sta nella fattoria, esce sui cavalli, cioè, tranquillo, cioè, sta a fare i cazzi sua. Finché la ragazza si è diventata grande, dice: no, io voglio conoscere il mio vero padre. Gli dicono: vedi che è un pezzo di merda, picchiava tua mamma e a te non ti ha mai voluto. Ma lei dice: sì, non faccio niente, va bene, mi ascolto. Poi non ascolta un cazzo, lei va a farsi i cazzi suoi e va a prendere da suo padre. Lei dice sempre no, no, non lo faccio e poi fa sempre i cazzi suoi. Prende, passa il confine, va in Messico, si incontra con suo padre, si incontra con suo padre, ma suo padre la smerda in un modo assurdo, veramente uno schifo di padre, veramente. Gli dice non gli è mai importato di lei, non l'ha mai voluta, e gli dice devi sparire, ok? Leviti dai coglioni. Lei ci rimane male, c'è pure una sua parente, chiamiamola parente, che. La vende, la vende a un traffico di esseri umani, ovvero prostitute. Quindi la vediamo che l'ha venduta, lei si è presa anche i suoi oggetti, la sua Honda Civic del 2003 più il suo braccialetto, vedono che non torna più. Lei no, siccome si sapeva che andava da lei, avvisa, no, John Rambo è la signora, gli diceva che non so perché è scomparsa. John Rambo. No, dici, minchia, allora devo partire io, perché c'è il confine, non può, non ha giurisdizione la polizia americana all'interno del Messico, quindi lui prende e va lì. E si va a scontrare con una banda criminale che si occupa, diciamo, di traffico di esseri umani, giustamente, di prostituzione. In un anno hanno passato quasi 20.000 ragazze. Boh, mamma mia, direi. Fa anche riflettere perché alla fine sono cose che succedono, cioè è vero questa cosa ci sta. Io ragazzi non voglio raccontarvi tutto il film. Niente, John Rambo gli rompono il culo lì perché se lo circondano in 40, lui non è Terminator, le prende, viene salvata anche da quest'altra donna che gli è stata rapita, la sorella è anche morta di overdose. E Rambo dice: no, guarda, dobbiamo cercare di trovare un modo come andare. No, lui va a parlare, ma non c'è un cazzo da fare. Finché lui si prepara, entra in un locale dove vi giuro, non ho capito come faceva a sapere che lì dentro c'era lei.
Lui entra, fa fuori un po' tutti. Il film è molto violento, molto splatter. Ma me l'aspettavo. Alcune persone dicono: ah, non c'entra un cazzo. Ragazzi, i primi Rambo erano tutti violenti. Io non so che cazzo avete visto voi. Boh. E poi anche le pretese per un film del genere. Ma co cosa pretendete da Rambo? Sempre, siamo sempre lì. Cosa volete da Rambo? È un film dove ci sta l'azione, ci sta lo splatter, e dove la sceneggiatura se ne va a farsi fottere. È soltanto pura azione e sangue e uccisioni. Fine. È come uno slasher. Che cosa pretende uno slasher? Sì, ci sono alcuni slasher che sono costruiti bene, con una bella trama, con dei bei personaggi, ma ci sono alcuni slasher che alla fine il loro successo l'hanno creato sopra le ammazzatine. Prendiamo Venerdì 13. Anche se fanno più avanti, fanno sempre uno più cagare dell'altro. Non parliamo di Jason X. Quindi, vediamo, il nostro Rambo riesce a salvarla. Io non vi dico altro. E i criminali si organizzeranno per andare da lui a rompergli il culo in tutti i sensi. Lui preparerà un sacco di trappole ovunque per non farsi prendere trappole. Veramente, come cazzo, ho fatto in manco 12 ore. Si è preparato 40, 100 trappole. Secondo me, se scorda, ci va lui sopra. Per il resto, ragazzi, sì, potrebbe continuare. Cioè, com'è finito, sembra che ci sarebbe un Rambo 6, se vogliono farlo. La produzione è di Sylvester Stallone, quindi ha tutto in mano sua e fa il cazzo che gli pare e vuole. Io, ragazzi, vi ringrazio. Se vi va, lasciate un mi piace, lasciate un non mi piace, commentate, fatemi sapere se anche voi vi piace Stallone, se vi piace Rambo, se vi fa cagare Rambo, se preferite qualche altro film di Sylvester Stallone. Io vi ringrazio come sempre, ragazzi, per tutto il supporto che mi date ogni giorno, che mi seguite ogni giorno. Spero che questa postazione non vi dispiace. Mi spiace, perché alla fine io qua c'ho i giochi, lo so, parlo di film, non c'ho dovrei avere i film, ma ce l'ho sotto. Mi dispiace. Prossimamente sarò cosa mi. Fatemi sapere un po', se vi piace o meno, o metto un'altra parte. Fatemi sapere voi. Io vi ringrazio e niente, voglio ringraziare anche la regia, che senza di lei io non saprei come fare sia su YouTube sia nella vita con lei, no? Sentimentalmente non so come cazzo dovrei fare. E io gli do un bacio grande grande. Perché se non fosse per lei, io ragazzi non ci sarei così spesso a caricare i video e mi supporta ogni giorno a darmi consigli e la mia musa ispiratrice. Questa recensione la dedico a mio padre, che era un grande fan di Rambo, lo vedevamo sempre insieme. E niente, ragazzi, io vi saluto e alla prossima recensione, sperando che sia. Boh, non lo so, forse un horror, forse no. Chi lo sa? Voi attivate la campanellina se non siete iscritti, così sarete avvisati per ogni mio nuovo video che caricherò. Grazie a tutti, ragazzi. Alla prossima.